Il Vasto Marina supera 3-2 il Ponte Vomano dopo una partita ricca di emozioni, gol e aperta fino alla fine a qualsiasi risultato. Ma andiamo per ordine: nei locali Borrelli schiera un 3-4-3 con Capitan Galì a comandare la difesa. Gli ospiti di Piccioni rispondono con un 4-3-3. Parte dal primo l'ex vastese Antonio Polisena. Entrambe le squadre sono a quota zero in campionato e a caccia della prima vittoria. Con le immagini di Max Daddario passiamo alla cronaca della gara. Dopo le iniziali fasi di studio, la prima occasione del Ponte Vomano all'ottavo, Polisena conclude da due passi dopo un invitante assist. Gerbic si fa trovare pronto e devia in angolo. Al 14° il Vasto Marina risponde con una conclusione di Devizia su punizione, tutto facile per Farnese che blocca in sicurezza. Al 20° Fieroni per i locali tenta un pallonetto che finisce di poco sopra la traversa. Al 34° si rivedono gli ospiti, Polisena conclude di poco a lato dopo una bella azione corale. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa il Vasto Marina parte forte, al primo Fieroni impatta di testa e un super Farnese gli nega il gol. Entrambi i gesti tecnici meritano il rallenti. Il vantaggio è nell'aria e arriva subito dopo con un colpo di testa di Triglione. La gioia del gol dura poco, Polisena al 6° rimette la partita in parità con un tocco morbido che batte Gerbic. Al 19° il numero 7 sfiora la doppietta, l'attaccante centra il palo e si salvano i locali. Al 22° conclusione di Di Stefano, Gerbic respinge. Passano 2 minuti e Fieroni pesca dal cilindro un gioiello con un pallonetto millimetrico di mezzo esterno, supera Farnese in uscita disperata. Gli ospiti non ci stanno e al 32° trovano il pari con una fucilata a fil di palo di Di Stefano su cui l'estremo di casa non può nulla, 2-2. Al 37° ci prova la Rivera, Farnese risponde presente, 1 minuto dopo è Fieroni a scaldare i guanti dell'estremo ospite. Al 39° arriva il 3-2 con una giocata di Nuozzi che in precario equilibrio calcia e batte il portiere del Ponte Vomano che si fa prendere in controtempo. Da qui a fine gara non succede altro, il Vasto Marina centra la prima vittoria stagionale e i primi punti. Al Ponte Vomano non basta un super Polisena per evitare la sconfitta.